Allora, sta arrivando Bellico Belli! Roberto Corradi qui fra di noi, qua al nostro fianco, pronto. Salve, sono sceso le ragazze, ho fatto il bagno e andiamo con la sigla. Belli capelli, capelli lunghi, come voglio i capelli bella bionda. È un taglio all'ultimo grido. Buongiorno Roberto. Buongiorno. Come stai? Stato bene? Bene, ma è stato un momento tremendo perché mi ero dimenticato dove avevo parcheggiato la macchina. A un certo punto dico ne prendo un altro. Mi è successo venerdì sera anche scorso. A me per la prima volta sono panico. Bravo, scopre sempre queste cose geniali. Ma te era già successo? Ma a me succede sempre, solo che siccome e so vai dove l'hai parcheggiata 2 giorni prima e dici cazzo, mi hanno fregato. E comincia. Poi io però faccio un ragionamento. Non me la possono fregare la macchina. Cioè nessuno può essere messo in condizione di fregarsi quella macchina. Perciò capisco, sono parole che non mi piace dire in diretta, e quindi capisco che non è possibile se siano fregata, e allora la ritrovo, però capito? No, poi l'aveva appena stirata di carrozzeria, è tutto un gioiellino. No, immagino quella sta ancora lì, no? Immagino il Corradi va a pagare per il quartiere. Sì, ho detto alla fine, più un Opel, che me frega, tanto chi è che si lamenta per una mancanza, per la mancanza di un Opel? Invece no, alla fine l'ho trovata. Va state bene? Sì, molto bene, abbiamo parlato della idem. Ah però, tu di cosa vuoi parlare? Intanto parti con l'analisi tricosofica della idem. No, la idem secondo me porta a casa un bel risultato, perché un bello schiaffo di lepre biondo, un po' in controtendenza, se avete fatto caso, la idem è di collo forte e di testa non adeguatamente grande, quindi forse servirebbe qualcosa di più gonfiato. Però comunque il risultato è decorativo, coreografico, diciamo. Sta anche bene, è passato il momento tricosofico, hai letto della vicenda? Sì, secondo me stiamo esagerando, cioè qua passiamo dal cannibalismo a gente che fa delle palestre, un uso diciamo così disinvolto e non solo. Sembra un po' eccessivo, cioè, voglio dire, proprio ieri si è concluso che era per strage, qual era la cosa di Berlusconi? Non mi ricordo più, qual è la consulta legittima. Tentata strage, qual era? No, i crimini contro ah, ecco, vabbè, ho confuso. Sì. Quindi mi sembra che, insomma, dovremmo trovare però, anche... scusa, te la pongo così perché non hai sentito quello che dicevamo prima, ma io su questo ho un problema, sì. Cioè... È vero che uno dice sì, è un peccatuccio, sono sì. 600 euro che non hai pagato, ti sei inventata che hai due prime case e invece abitavi in una sola. Poi aggiungici pure, lei però non è una morta di fame, cioè, una campionessa olimpionica, c'aveva gli sponsor, e lo sapeva anche, c'aveva i premi, ha sanato in qualche lui modo, non è un morto di fame perché fa il preparatore atletico, giusto? Sì, sì. È un uomo di grido e vabbè, e dice abbiamo risparmiato 700 euro. In quella casa, in una piccola cittadina, in cui tu teoricamente collochi la tua prima casa, c'è una palestra. Sì. Ma la palestra non è la palestra tua in cui tu ti alleni perché devi battere il record del mondo. È anche una palestra aperta al pubblico, esatto. Reclamizzata. E qui la cosa un po' si complica. Questo... Allora, se tu fossi una campionessa che ha fatto questo peccatuccio, di arrotondare, risparmiare 600 euro di là, aprire pure al pubblico una casa che teoricamente è la tua prima casa, io ci penserei perché c'è un la fatto, gravità sale. Capire. Aspetta, fammi finire, però qui un punto importante. Ma se tu sei diventata un ministro del governo che sta applicando il provvedimento più contestato della storia repubblicana, cioè costringe gli italiani a pagare l'IMU, le anziane, le signore, cioè... E... diventa un po' più difficile. Ma se dopo aver fatto tutto questo, tu non mi ammetti l'errore, non mi dici ho fatto il peccatuccio, scusatemi, sparatemi, eccetera, ma dici no, ti leggo questo passaggio. Sì. Nella mia vita ho passato sempre 3 settimane al mese in canoa. 12 mesi all'anno. E che vuol dire? Niente. No, cioè, no, vuol dire. Allora, no, vuol dire. Io che mi ingorgo no, qua, pago no, vuol dire, vuol dire. Sulla multipla. Vuol dire, che sei affidata, lei dice anche subito dopo, mi sono affidata a dei professionisti. E quindi no, sei affidata a un commercialista. No, dai, la colpa è il commercialista, da Castelli, tu sei grillino fra noi. No, sono è la colpa della segretaria quando la legge si non ammette ignoranza, no, si paga. No, ma non è il commercialista. Non sei più grillino, sei ancora grillino. È ancora grillino nonostante tutto. Ma lo vedi, guarda che taglio. Ma insomma, vabbè, secondo me il discorso è un po' che in tempo di guerra ogni buco è trincea. Cioè, visto che siamo... cosa? Scusa. Ma dove sentite questo? Questo proverbio anziani. In tempo di guerra ogni buco è trincea. Scusa, adesso scusa.
E quindi nel momento in cui siamo circondati da malfattori, questo peccato della idem mi sembra abbastanza veniale. C'è un fatto da dire, però non so se l'avete vista da Fazio. Io l'unica uscita pubblica con botta e risposta. Vediamola, recuperiamola, perché ci interessa un po' sentire, ecco, il corpus. Io lo spessore politico della idem lo metterei abbastanza in discussione. Però perché... qui non stiamo parlando dello spessore politico. Stiamo dicendo questa è l'unica ministra tedesca del governo. Anche lei c'ha il peccatuccio, no, sulla casa. Ti volevo dire, quindi la versatilità anche retorica, anche argomentativa, la trovo in linea. Lei dice la cosa più banale che si poteva dire, cioè l'hanno fatto a mia insaputa, io ero girata e mi hanno fatto i condoni. È quello che dice Maria Teresa Meli e sentiremo fra pochissimo. Quindi forse c'è da vedere... Fermo, tieni calde le argomentazioni perché dobbiamo fermarci. Buoni, c'è la pubblicità. La pubblicità. Ma... GR, e poi torniamo, GR. L'Italia si ferma e dice cosa voleva dire Corradi, il tricosofo di Radio Yes. Pubblicità delle canone, no? Ma poi soprattutto dovremmo andare avanti sempre con la battuta tipo noi abbiamo voglia di parlare di Josefa Idem, tu? Idem. Tutta la puntata. Dovevo dire Josefa in realtà, però vabbè. Ma tu, avete questo senso di ironia? Fantastico. È vero. Ma chi ve le colpisce? Questa vignetta l'ha fatta Giannelli oggi su Corriere della Sera. Lui ieri l'avevo cazziato, ho detto: sì, ma che battuta ti sei inventato? Sì. Cosa e oggi mi ha detto: hai visto? Giannelli mi ha copiato. Giannelli stava collegato così, ha detto: senti Grasselli che cazzata che ha detto, mo ci faccio la vignetta. Ma se vuol dire che poi l'ha detta pure lui, cioè se vuol dire proprio che ha fatto. No, io vorrei sapere chi ha scritto queste battute, come si fa? Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Teleselezione. Radio Yes, la radio della città di Roma.